Ciao a tutti, sono qui oggi per presentarvi due prodotti, uno nuovo, uno che già conoscete molto bene, ma lo andremo ad approfondire. Il primo è il Klingon Leader. È, diciamo, sì, è un leader, quindi si utilizza al posto del Leadcore, ha la fisionomia di un Leadcore, ma non ha l'anima in piombo. Infatti è molto molto morbido. Essendo molto morbido e avendo degli intrecciati imbevuti nel nostro tungsteno Klingon, quindi affonda, e quindi questo tungsteno è molto appiccicato a questo filamento intrecciato, si adagia perfettamente su ogni singola forma di ogni tipo di fondale. Lo si utilizza come un normale Leadcore, infatti si inserisce dentro l'ago e si crea il cappio classico, lo si ferma con un po' di colla, leggermente, se no non ha neanche importanza, guardate, non si sposta neanche. L'altro è il famosissimo Limpet in Diffusion Camo. Questa colorazione scompare su qualsiasi tipo di fondale. È già fatto, ci sono due cappi. È leggermente elastico, quindi questa leggera elasticità permette durante partenze, quando ce ne abbiamo in canna, che il pesce fa delle ripartenze, dà quella leggera elasticità e quindi non quella rigidità, in modo che l'amo si possa sfilare. È liscio, quindi salvaguarda anche lo sfregamento sul corpo del pesce e quindi non si squama. Qui bisogna metterci comunque le clip. Andiamo a vedere come si inseriscono le clip. Prima di tutto si prende una girella, la si fa passare all'interno, in questo modo, la si fa passare nuovamente, la si tira indietro, in questo modo qui, ed ecco fatto, che abbiamo inserito la girella. Ora bisogna inserire la clip, in questo caso prenderò le clip del bolt. Queste qui sono quelle di Nash, le Safety Bolt Bead in Diffusion Camo, con la solita colorazione di questo qui, quindi scompare sul fondo. Consiglio di prendere un ago da stringer, per il semplice motivo che lo prende tutto e quindi non si rovina. Quindi si inserisce il tappo all'interno, la clip, e poi lo si fa passare all'interno. Badate che, adesso lo ritiro fuori, questa clip ha un taglio. Questo taglio è fatto apposta per fare in modo che la girella si innesti perfettamente. E poi facciamo passare il tappo. Facciamo passare giù. Facciamo in modo che la girella vada dentro alla sua sezione. Tiriamo forte. Prendiamo un perno che è in dotazione con le clip di Nash. Lo inseriamo all'interno. Spingiamo forte e togliamo. Eventualmente, per serrare meglio, possiamo prendere il calcio della forbice e spingerlo meglio. Così la girella non scappa. Fatto così, ci inseriamo qui il terminale. Qua ci facciamo un cappio per metterlo alla lenza madre, classico, e poi ci mettiamo il piombo. Adesso andiamo a vedere come si comporta sul fondo.